È stato grandissimo vederti questa mattina arrivare vicino all'isola, seguirti e poi entrare qui in porto e tutta questa gente che ti ha ricevuto così calorosa. Che impressione hai avuto? Beh, sono stato veramente contento, poi estremamente emozionante, perché avere così tanti chilometri da casa un'accoglienza del genere ti fa assolutamente piacere. Caspita, hai fatto in 11 giorni più di 1000 miglia, incredibile. Sì. Purtroppo vuoi fare un primo bilancio? Sì, no, un primo bilancio è sicuramente positivo per quanto riguarda la barca, per quanto riguarda le performance della stessa. Purtroppo questo piccolo inconveniente che abbiamo avuto alle batterie, che insomma non erano sufficientemente potenti per dare corrente a tutta la barca, soprattutto quando si usa il pilota automatico sotto con tanto vento che assorbe moltissimo, non si sono più caricate, ho dovuto timonare per 8 giorni in continuazione, ho avuto insomma una serie di... Fammi vedere, dai, dove andavi a dormire quando riuscivi. Sì, fammi fare un giro sulla tua... Come no, guarda, là dentro dove c'erano le due batterie che adesso abbiamo tolto, sì, e andiamo a metterne due più potenti, quindi io entravo in quel buco, stavo dentro delle ore per cercare di capire che cosa succedeva. Ti lascio immaginare con vento, onda, che cosa ho sopportato là dentro, sono un livido unico. Invece da quest'altra parte, dove andavo dentro a dormire durante la notte, devo dirti che non ho dormito neanche in quegli 11, in quei 10 giorni, 8 giorni, perché purtroppo dovevo sempre solo che timonare, e quando non potevo timonare, cioè quando cercavo di dormire, la barca andava dove voleva, quindi perdevo miglia. Senti, mi hai raccontato questa mattina di qualche esperienza incredibile. Sì, guarda, durante non proprio esperienza incredibile, però puoi dire che hanno piantato un segno in questi 10 giorni. La prima forte che ho avuto è stata quando, mi sembra la quarta notte che continuavo a timonare, ho incontrato un peschereccio, avevo ancora il VHF che aveva della carica, e ho parlato con questi pescatori mi hanno detto: se ho bisogno di qualcosa, ho detto: guarda, domani spero di risolvere il problema delle batterie, e mi ha detto: ma se hai bisogno di qualcosa ti diamo un tonno. E gli ho detto: sì, tonno, ma io un tonno dove me lo metto? Carini sono stati, molto gentili, abbiamo parlato un'oretta, di lì mi è passata quell'oretta. E l'altra cosa invece carina, dimmi. Da una parte mi sono un po' spaventato, perché tutti delfino flipper felici, contenti, ma proprio 3 notti fa, mentre ero in planata, si sono avvicinati questi delfini giocando tra le onde della mia planata, e dopo una mezz'ora che giocavano, uno dei delfini ha cominciato a darmi delle musate a pompa, e quindi ero abbastanza preoccupato, perché comunque sia un bel tosto un delfino, non è che così morbido, però è stato bello, divertente. Senti, ultimissimo, com'è vedere e vivere l'oceano da 30 centimetri sopra l'acqua? Una roba devastante. C'erano dei momenti quando mettevo fuori il cozzino che avevo le onde sopra la testa, e lì è una roba che ti dà forti emozioni, oltre al fatto che il buio che c'è nell'oceano, e quella è un'altra grossa emozione, è proprio buio, non si vedeva niente, buio pesto, buio totale. Senti, sei arrivato, hai trovato subito questi favolosi, espertissimi, sì, velisti che ti hanno detto: ti diamo una mano noi, tutto quello che abbiamo ti aiutiamo. Quindi stai già pensando a una ripartenza? Sì, sto pensando a una ripartenza, purtroppo il tempo passa molto rapidamente, siamo arrivati oggi, mi sono fatto una doccia, adesso sono qui cercando di sistemare un po' la barca, domani adesso stiamo pensando, vediamo cosa riusciamo a fare, sicuramente si riparte a brevissima. Vedremo. E allora, buon chance e ci vediamo dall'altra parte dell'oceano. Grazie. A presto. Grazie. Bacio. Grazie.